Nome? Stefano. Cognome? Boeri. Età? 56. Studi? Architettura. Altre esperienze formative? Ho insegnato all'estero e in Italia. Professione? Oggi politico, ieri l'architetto. Ultimo libro che ha letto? Murakami Haruki, Kafka sulla spiaggia. Ultimo libro che ha scritto? Fare di più con meno, Il saggiatore. Cosa fa nel tempo libero? Architettura. La sua ideologia politica? Sinistra, direi un modo per ripensare al Partito d'Azione all'interno del Partito Democratico. Cosa voterà alle prossime elezioni? Voterò Partito Democratico. Beni culturali. Beni culturali è contrapposto a beni naturali tutto ciò che la presenza dell'uomo produce sul patrimonio comune. Sviluppo? Sviluppo è una, come dire, una valutazione sul tasso di crescita del benessere collettivo. Archeologia. Archeologia è un modo per scoprire attraverso degli indizi di superficie il passato antico dei nostri beni culturali. Urbanistica. Urbanistica deve essere una prospettiva di tutta la politica sul territorio. Ogni politica oggi ha una dimensione spaziale. E l'ultimo è paesaggio. Paesaggio è una nozione ambigua, significa un punto di vista soggettivo sull'ambiente. In realtà viene oggi interpretato e sostituito al termine ambiente, quindi come una sorta di stato di cose oggettivo. È bene che mantenga questa ambiguità. Il paesaggio è insieme il nostro punto di vista sul mondo e il territorio che ci circonda. In Italia esiste una normativa, il Codice dei Beni Culturali del Paesaggio, che regolamenta la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. In che cosa consiste, brevemente, quali sono i lati positivi e i lati negativi dal punto di vista della sua professione? Il Codice ha un'importanza soprattutto perché ha promosso una serie di piani e di interventi di pianificazione territoriali. Credo che il più importante sia quello prodotto dalla Regione Sardegna con la giunta del governatore Soru. Quel piano sanciva il fatto che i beni ambientali, quindi i beni naturali, insieme ai beni culturali, sono un patrimonio collettivo che va preservato anche in ragione di un loro intrinseco valore economico, legato al turismo e legato alla possibilità di una loro valorizzazione nel tempo, nel futuro. Penso che quell'esperienza, in particolar modo l'esperienza della Regione Sardegna, che aveva, come si sa, bloccato interventi di costruzione lungo la costa per preservare il principale bene naturale che la Sardegna oggi ha e che è la qualità del paesaggio costiero, sia molto importante. Questo è visto come architetto o come politico? Questo è visto come politico e come architetto. Ok. E quanto il concetto di bene culturale è legato, diciamo, all'idea dell'antichità e quanto invece alla costruzione di un'identità, costruzione attiva di un'identità? Il concetto di bene culturale è un concetto che implica in sé un'attività di trasformazione della natura e quindi in questo senso è una parte dell'ascito che la storia ha prodotto all'interno dell'ambiente, del territorio naturale, quindi ha insieme un valore perché restituisce nello spazio il prodotto delle intenzioni, delle politiche e dei progetti e in parte ha un valore invece di natura collettiva perché rappresenta una sorta di memoria collettiva di quanto l'umanità ha fatto. Sono passati quasi 4 anni dal terremoto dell'Aquila, ma solo a gennaio del 2013 il sindaco Cialente e il ministro dell'Ambiente Clini hanno firmato un accordo per la programmazione della gestione delle macerie. E solo a settembre del 2012 è stata ufficializzata una proposta da 500 milioni di euro per il consolidamento e il restauro dei beni architettonici dell'area, dell'Aquila. Secondo lei il caso L'Aquila rappresenta un po' le difficoltà che ci sono nel trovare un equilibrio tra salvaguardia del patrimonio artistico e esigenze di modernizzazione e sviluppo urbano?
E ad esempio lei come avrebbe ipotizzato una gestione di questo caso? Ma io penso che all'Aquila sia stato fatto un grande atto di ipocrisia nei confronti della cittadinanza. Si è subito promesso qualcosa di impossibile, cioè un recupero completo di un centro storico di grandi dimensioni che era stato sostanzialmente integralmente compromesso dal terremoto. E in tempi rapidissimi sono state realizzate, secondo un principio tra l'altro che va contro la storia dell'Aquila, una serie di piccoli nuclei di edilizia sostitutiva. Naturalmente questo intervento immediato non ha risposto alla necessità della grande maggioranza dei cittadini e non si è da subito messo in campo un progetto serio per un intervento di trasformazione del centro storico. Pensare di recuperarlo dove era e come era è una utopia, irraggiungibile, purtroppo. Bisogna avere il coraggio di ripensare al centro storico. A volte i disastri sono anche occasioni di rigenerazione e questo dovrebbe essere quello che l'Aquila, aiutato dalla cultura italiana e internazionale, fa, e dalla politica, perché la vera grande tradimento dell'Aquila è venuto dalla politica. Io credo che quello che andrebbe fatto oggi è ripensare a una ricostruzione del centro dell'Aquila secondo un nuovo modello, salvando quanto è salvabile, i monumenti collettivi, le piazze, le strade principali, ma ragionando su una nuova città e ragionando insieme alla comunità urbana di come è pensabile oggi ricollocare i cittadini e le relazioni sociali in un territorio più ampio. A dicembre del 2012 è uscito un articolo sul Wall Street Journal in cui si raccontava una parte del piano per l'economia del governo Monti, e cioè la vendita di 350 edifici pubblici con un obiettivo di rendita di 1,5 miliardi di euro. Questo non è una novità, cioè la vendita o svendita del patrimonio pubblico. Si risolve così il problema della tutela e del finanziamento dei beni culturali, secondo lei? No, non si risolve così. Ci sono oggi forme di convenzionamento col privato che attraverso delle vere e proprie adozioni sceglie di partecipare alla gestione anche degli utili degli immobili del demanio e che in questo modo consente agli immobili che ospitano attività culturali di continuare a svolgere un ruolo all'interno di una regia che resta pubblica. Questa è l'alternativa vera, tra l'altro praticata in paesi a noi vicini come la Francia o come la Germania. In Italia no. In Italia stiamo cominciando a ragionare in questo modo, io credo che alcune esperienze ci sono importanti di partnership pubblico-privato in cui il privato accetta di condividere i costi di gestione e di partecipare anche alla progettualità nel campo culturale, dell'offerta culturale di questi spazi. La vendita di per sé è un errore, se non in condizioni di estrema necessità. Ricordo che esistono anche forme come quelle delle fondazioni di scopo che in qualche modo mantengono il bene in mani pubbliche e consentono una regia integrata col privato. E ultima domanda, da tempo gli archeologi chiedono di essere riconosciuti e introdotti nel codice dei beni culturali del paesaggio. Nello stesso tempo il professor Sacco, in un articolo, il suo articolo recente, invece rivendica l'importanza di un riconoscimento sistematico del volontariato. Come si fondono, secondo lei, la professionalizzazione e il coinvolgimento della cittadinanza nella salvaguardia, nella tutela e nella promozione dei beni pubblici? Beni culturali. Sono due temi diversi. Che l'archeologia debba essere considerata una delle discipline di studio e di costruzione di politiche sui beni culturali è, a mio parere, una richiesta assolutamente corretta. Il tema della partecipazione è un altro punto, nel senso che noi oggi viviamo in società urbane in cui molto spesso gli utenti di cultura sono a loro volta produttori di cultura, in cui molto spesso i fruitori dell'offerta nel campo del teatro, della musica, della letteratura, del cinema, del design, della moda, dell'arte, fanno e trasformano questa loro propensione in un'impresa
quindi una comunità di destino che produce cultura. Le nostre sono città, per fortuna nostra, colme di imprese, associazioni, gruppi, cooperative, consorzi che fanno cultura. Quindi questo processo di coinvolgimento del pubblico nella produzione di cultura è già in corso e fa sì che molte delle nostre città siano delle vere e proprie fabbriche di cultura diffusa. Questo è quello che la politica oggi deve capire, che fare cultura nelle città non significa progettare dall'alto solamente, ma soprattutto valorizzare quella cultura diffusa che già oggi viene prodotta in modo auto-organizzato dalle società urbane.